stanno alto, poi da terzino, insomma ormai nella fascia comunque ti mettono, tu corri, la pila è sempre ben carica, è grande, grandissima determinazione, perché quando la palla non voleva entrare tu eri tra quelli che ha sempre suonato la carica. Sì, no, ci tenevamo tanto questa vittoria perché comunque la meritavamo sotto ogni aspetto, l'abbiamo messa lì tutto il secondo tempo e meritavamo di vincerla questa partita. E niente, io mi metto a disposizione come sempre del mister, si era fatto male Sasà, quindi ha voluto insomma essere un po' più offensivo mettendomi dietro a me, e insomma è andata bene, dai, quindi siamo contenti. La prima mezz'ora in cui Cedella ha anche pressato tanto, magari anche avendo un dispendio di energia notevole, poi dalla mezz'ora al primo tempo, quarto d'ora finale, con un rigore clamoroso su Delia, non so cosa abbia visto l'arbitro, l'occasione di Coco, prima ripresa giocata praticamente a una porta unica, per cui una vittoria nettamente meritata, meritatissima. Non so, in campo sul rigore di Gennaro era una palla che pesava, qualcuno mi pare non abbia guardato perché era un rigore che valeva tantissimo. No, penso che comunque loro hanno fatto 30 minuti ad alta intensità pressandoci sempre, ma non potevano durare così tutta la partita. Noi penso abbiamo giocato come sempre, abbiamo fatto girare la palla da una parte all'altra e siamo entrati poi quando loro hanno allentato la tensione. E niente, è stato bravo Davide comunque, e anche Andrea che gliel'ha lasciata, che ci teneva, e niente, è andata bene, è stato freddo, è stato bravo e ci prendiamo questi 3 punti. Mi è piaciuta tanto anche la vostra convinzione, avete fatto tante altre volte, stasera forse è la volta in cui si è visto di più, proprio non volevate saperne di tornare a casa con uno 0-0, sarebbe stato veramente quasi una beffa. No, sì, sarebbe stata una beffa, hai detto bene, perché comunque sembrava un po' la partita contro Provercelli, che comunque l'avevamo messi lì, occasioni su occasioni, la palla non entrava mai. E per fortuna diciamo, siamo stati bravi a crederci fino in fondo, perché penso che l'atteggiamento si sia visto fino all'ultimo minuto, la volevamo a tutti i costi e l'abbiamo ottenuta. Questo è il nostro atteggiamento in ogni partita, anche quando siamo sotto cerchiamo sempre di ribaltarla fino alla fine. Questo atteggiamento dobbiamo portarlo fino in fondo perché ci porterà avanti.